Avola non dimentica, sono passati 50 anni dalla morte di Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona, i due braccianti agricoli uccisi il 2 dicembre del 1968 durante la rivolta operaia. Il loro torto volevano essere aumentato di 300 lire il loro salario, come quelli di Lentini. A raccontare quegli anni Marcello Sorgi, giornalista, editorialista della Stampa e scrittore. Direttore, quella storia, la storia dei fatti di Avola, oggi come si racconta? Ma più che per raccontarla, per rievocarla, nel senso che quest'anno sono i 50 anni dai fatti di Avola, fu un episodio tragico, ci furono due braccianti che ci persero la vita sparare sui braccianti era stato fino a quel momento monopolio della mafia, quindi trovarsi con lo Stato che spara sui braccianti che protestano fu un trauma che acquistò dimensioni nazionali. Quello che cercheremo di capire oggi, ci proveremo almeno, è la relazione tra il 68, anno fatidico della grande rivolta giovanile in tutta Europa, e questo 68 di Avola, cioè c'era una relazione e qual era? È quello che discuteremo adesso. C'è un sud ed un nord in Italia, o l'Italia è una sola? No, c'è un sud e un nord e sono sempre più lontani, insomma, lo si vede anche dai risultati elettorali delle ultime elezioni. D'altra parte, il sud a un certo punto è stato abbandonato, dopo 30 e più anni di intervento straordinario si è deciso di chiudere questo intervento, non ce lo potevamo più permettere, ma le conseguenze si vedono e come. Ne approfitto, direttore, per chiederle oggi che Italia stiamo raccontando. Stiamo raccontando l'Italia di una specie di rivoluzione che non sappiamo dove ci porterà. Bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea. Chi ha ragione e chi ha torto? L'Europa o il governo italiano? Ma io penso che l'Unione Europea ha molte ragioni, molte frecce da tirare al suo arco, perché insomma, un paese che decide di fare sviluppo facendo più debito è un paese che non va lontano. Grazie. Ringrazio Marcello Sorgi, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.